Ultimissima, la faccio io a Mario. Mario, tutta Italia in questo momento sta festeggiando, ha visto le partite nei maxi schermi in tante piazze. Adesso immagino davvero che in Italia ci siano il classico strombazzare di macchine, di clacson, gente in festa che si fa i bagni nelle piscine o meglio nelle fontane. Che cosa vuoi dire a queste persone che stanno festeggiando grazie a te? Beh, spero che domenica li raggiungo anch'io. Domenica sarà un po' tardi però, eh? Cioè, che ora arrivi? Fa niente, saranno là anche loro, no? Che c'ha Mario Balotelli, quello che ha fatto prima della partita, cioè il suo modo di esorcizzare la partita, secondo me è stato fantastico. Cioè andare dai suoi amici. Ma che cosa? Ah. No, è stata una cosa bella, molto rilassante, molto io bella. Penso che la no, ma commentando la partita io ho bisogno di concentrarmi dallo spogliatoio a fino a quando c'è l'inno, è lì che mi comincio a concentrare. Prima sono concentrato, però cerco di rilassarmi, di distrarmi. E ogni giocatore è diverso, sai, c'è chi si concentra dall'albergo, io non sono così. Ecco, no, una domanda a questo punto, ma nei cuffioni che cosa senti, che musica senti? Drake. Che è Drake? Drake è un cantante che è un mio amico e mi piace molto la sua musica, l'ascolto sempre. Che è tipo hip hop, che tipo di musica è? Sì, più o meno, hip hop, R&B, tutto questo. E andiamo, lo pizzico. Ciao a tutti. Ciao Mario, complimenti. Ciao. C'è ancora Demetrio, eccolo qua Mario Balotelli. Demetrio. No, Demetrio è andato via. È andato. Why always me? Why always me? Mario Balotelli.